Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo bellissimo modellino di auto da corsa, la Ferrari numero 18. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la mia auto da corsa vado ad utilizzare un uncinetto 1,75 mm. Per realizzare l'auto da corsa abbiamo un anello magico con il filato nero di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a sostituire il filo e vado a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie, però le vado a lavorare in costa dietro, prendendo solo la parte dietro della maglia. Quindi vado a lavorare. Ogni 3 maglie vado a fare l'aumento, in tutto saranno 30 maglie lavorate. Lavoriamo le 30 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo altri 3 giri di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 5 giri. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 3 giri. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 60 maglie basse. Ora dobbiamo andare a lasciare lo spazio per il sedile, quindi dobbiamo lavorare andata e ritorno. Facciamo prima 46 maglie, andiamo a lavorare 46 maglie basse. Nelle prime 46 maglie, poi rigireremo il lavoro e andremo a fare una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, saranno poi 44 maglie basse. Quindi lasceremo queste maglie non lavorate, giriamo il lavoro e, come ho detto prima, andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 44 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 42 maglie lavorate. Giriamo, facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 40 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 38 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri di 36 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 38 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 40 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 42 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 44 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 46 maglie basse. Terminato questo giro, andiamo a fare 14 catenelle e ci andiamo ad agganciare dall'altro lato e poi lavoreremo tutte le 60 maglie in modo da ritrovarci con la fine del sedile qui. Chiudiamo con la maglia bassissima e ora dobbiamo andare a lavorare tutto il giro, compresa anche la catenella. E lavoriamo le 60 maglie. Facciamo altri 2 giri di 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiusa la parte, possiamo andare a nascondere il filo all'interno del lavoro. Riempiamo la parte con lovatta sintetica, volendo sotto possiamo mettere anche un cartoncino tagliandolo a forma se volete dare un sostegno migliore all'auto. Per
Per chiudere l'interno del sedile avviamo una catenella di 16 maglie, lavoriamo le 16 maglie fino a coprire il tutto, vi dirò quanti giri sono andate a fare. Lavoriamo le nostre maglie per 20 giri. Ora andiamo a sostituire il filato con il filato rosso e lavoriamo per 10 giri le nostre maglie. Dopodiché faremo una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e poi andiamo a lavorare altri 10 giri, poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Poi per la misura regolatevi voi, perché in base a quanto vatta avete messo sotto e a come avete lavorato andate praticamente a rifinire l'altezza in modo da sistemare il sedile all'interno, così, perché qui metteremo meno vatta e qui dobbiamo andare a chiudere questa parte, quindi l'altezza finale decidetela un po' voi in base a come si trova bene il vostro sedile. Io qui come ultimi giri vado a fare delle diminuzioni da un lato all'altro fino a raggiungere la rotondità e chiudere questa parte qui. Andate a dividere un po' sotto l'ovatta sintetica, la spingete più verso l'esterno, qui verso la base finale della macchina, e l'altra invece nella parte iniziale, così andrete a creare lo spazio per il sedile. Ora dobbiamo andare a fermare tutto con gli spilli e poi andiamo a cucire maglia per maglia bene intorno. Andiamo a fermare con gli spilli questa parte superiore dell'auto, così, mettendo la parte rossa con la parte rossa, e poi andiamo a fermare anche la parte di dietro. Inseriamo in questo modo e cerchiamo di inserire all'interno il sedile. Dobbiamo andarlo a cucire leggermente sotto, così, in modo che le punte del sedile vengano all'interno e questa rotondità venga all'esterno. Quindi inserite leggermente così, dobbiamo andare a cucire in questo modo. Fermate così e poi andate a fermare anche lateralmente. Quindi sistemate un po' così e poi andate a bloccare anche questa parte. Girate e andate a bloccare anche quest'altra parte. E poi date bene la forma spingendo la base così e create lo spazio del sedile. E ora non ci resta che andare a cucire tutto intorno. Ora con il filato grigio vado a rifinire tutta la parte qui dell'auto, vado a fare un giro a maglie basse tutto intorno. Per la base, per scrivere il numero, io andrò a scrivere il numero 18 sopra, lo andrò a ricamare. E ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie, poi ho fatto una maglia un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, ogni due maglie un aumento e sono 24 maglie. Stacco il filo e vado a ricamare il numero 18, lo vado a ricamare anche qui davanti, magari lateralmente, e poi andiamo a fare le ruote. Con il filato bianco possiamo andare a disegnare il numero 18 anche qui al lato dell'auto. Naturalmente se non riuscite potete anche non farlo questo lavoro.
e poi ripassiamo così come abbiamo fatto per il numero, ripassiamo sopra a farlo vedere di più e dargli un po' più di forma. Per le ruote con il filato grigio vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello e faccio un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Sostituiamo il filato grigio con quello nero e facciamo ogni due maglie un aumento, però lo andiamo a lavorare in costa dietro e saranno 24 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Poi riempiamo con la vatta sintetica e chiudiamo il lavoro e poi andiamo a cucire al lato dell'auto. Ne andiamo a fare altre 3 uguali e poi le andiamo a cucire. Utilizzando il filato nero vado a disegnare il numero 18. Andiamo a ricamarlo. Se non riuscite a farlo, potete usare anche degli adesivi oppure non scrivere nulla. Poi ripassate sul filo in modo da rendere più visibile il numero e andate allo stesso modo a bloccare il tutto. E possiamo poi applicare qui il nostro numero cucendo tutto bene intorno. Per il manubrio facciamo una catenella di 20 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e poi facciamo altre 7 catenelle e poi pieghiamo queste nostre 7 catenelle all'interno e andiamo a bloccare da questo lato e poi andiamo a posizionare il manubrio all'interno dell'auto qui.
e andiamo a cucire. E con ago e filo andiamo a bloccare il manubio in questo punto. Ora con un po' di filo bianco oppure con il filo grigio andiamo a fare anche il contorno qui a maglie catenelle e andiamo a rifinire anche qui il bordo nel davanti. Andiamo a fare anche le altre tre ruote e le andiamo a cucire. Per cucire le ruote andate a cucire intorno così, posizionate prima con gli spilli e poi andate a cucire bene intorno prendendo la parte interna, qui quella che avevamo lasciato un pochino aperta, e andiamo a cucire tutto bene intorno, maglia per maglia qui, fino a chiudere tutto. Dopo aver fatto tutte e quattro le ruote, con ago e filo andiamo a cucire. Quindi prendiamo il nostro filo, le posizioniamo prima in questo modo, ne mettiamo due dietro in corrispondenza, quindi fate più o meno, cercate la corrispondenza da un lato e l'altro così, e poi andate a cucire. Quindi posizioniamo in questo modo e andiamo a cucire bene maglia per maglia prendendo sia la ruota che l'auto sotto e andate a cucire bene. Come volente possiamo utilizzare anche un bottone nero e lo andiamo ad incollare qui e possiamo mettere anche una visiera di vetro, però la facciamo naturalmente di plastica, con un bicchiere di plastica trasparente. Andate a tagliare il bordo e poi andate ad incollare sul davanti. Ho bordato anche questa parte qui davanti, sempre con il filo grigio come abbiamo fatto tutto il resto. E questa è la mia auto da corsa, l'auto Ferrari. Potete aggiungere anche degli adesivi e questa è terminata in questo modo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio. Lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima. Ciao!